Grazie. Allora, buon pomeriggio, bentrovati. Apriamo questa tornata pomeridiana delle partnership con la presentazione di questa iniziativa che vi presento io. Avrei dovuto presentarvela congiuntamente con Maria Teresa Fiocca e idealmente anche con altri che siedono lì e che hanno partecipato, a partire da Enzo Moro che ha avuto l'idea, fino a Gaetano Fazio e Antonio Lollobrigida che a vario titolo hanno partecipato, diciamo, alla predisposizione del progetto, di questo premio che è destinato a pubbliche amministrazioni territoriali che trasferiscono e recepiscono buone pratiche in campo statistico. Lo presentiamo qui nello spazio delle partnership perché la logica di fondo del premio è quella della circolazione di buone pratiche non soltanto fra soggetti del sistema statistico nazionale, stricto sensu, ma anche fra altri portatori di interesse, così come diciamo, questo è stato il tratto, il trait d'union, il filo rosso che ha unificato un po' tutti gli interventi che si sono avvicendati qui nel campo, nell'area delle partnership, cioè l'idea di fare network, di tessere relazioni per rispondere, diciamo, in maniera più efficace alle sfide e alle sollecitazioni dell'ecosistema informativo in cui siamo immersi. Lo scenario da cui siamo partiti per pensare a questo premio, ve lo riassumo in un paio di slide riepilogative. Vedete, questi sono i risultati in ordine alla conoscenza di metodi e strumenti statistici che, derivati dall'ultima indagine Enti Uffici Persone, e che mettono in luce, sono stati riportati anche nell'ultima relazione al Parlamento che è consultabile online. Vedete che per ognuno degli item di questa tabella, la situazione è critica. Abbiamo quote che vanno da oltre un terzo a quasi 3/4 degli uffici di statistica che possiedono poca o nessuna conoscenza di quei metodi e strumenti statistici lì. Per la verità, non soltanto metodi e strumenti statistici, vedete le prime voci hanno a che fare con l'area anche delle competenze istituzionali. Questa che abbiamo chiamato emergenza formativa nella relazione al Parlamento è anche complicata da altri fattori di contesto. Quello cronico, storico, diciamo, della limitatezza di risorse degli uffici di statistica dal punto di vista dei mezzi e del personale, dal fatto che gli uffici di statistica sono assorbiti per la gran parte da attività correnti, e poi c'è il problema del personale, che quando, diciamo, è personale con avvicendamento sostituito, personale con competenze statistiche sostituito da altro personale con pari competenze, diciamo, genera effetti relativamente contenuti, ma altrimenti la sostituzione, come spesso accade a livello locale, con personale non adeguatamente formato statisticamente, poi determina un downgrading delle competenze statistiche in generale. Tutto questo per dire che anche tutta questa serie di fattori poi rende difficile instaurare o attivare partnership a livello territoriale. La risposta, una delle risposte che abbiamo pensato di dare a questo tipo di sollecitazioni è appunto il premio Adotta un tuo simile. Vedete, è un'iniziativa dove Adotta un tuo simile ha vinto una specie di piccola selezione darwiniana dal punto di vista del naming. Ci sono state in campo altre formulazioni, c'è stata statistica in comune, mi pare facciamo statistica insieme, una buona regione per fare statistica, roba del genere. Però avevano il difetto di limitare l'idea della condivisione della comunanza soltanto ad una sola tipologia di amministrazione, cioè il comune, mentre in questa prima fase, anche un po' prototipale di istituzione del premio, abbiamo pensato di essere diciamo più inclusivi comprendendo quattro tipologie di pubbliche amministrazioni, quindi le regioni, le province, dove ci sono, le città metropolitane, i comuni e le loro associazioni. Il tratto caratteristico, vedete, di questa premiazione è congiunta, nel senso che c'è, se passate la metafora dell'adottante e dell'adottato, c'è un'amministrazione che, dotata di maggiori risorse, competenze e capacità, ne adotta un'altra che non può vantare quegli stessi mezzi e che pertanto recepisce la buona pratica. Non è un premio soltanto di trasferimento della buona pratica, è anche un premio di recepimento della stessa, cioè andiamo a premiare congiuntamente anche la capacità di fare della buona pratica ricevuta uno strumento di capacity building nei contesti organizzativi. Quindi, diciamo, sono premiate simultaneamente chi fa vedere la buona pratica e chi la vede fare.
Tra l'altro questo deve togliere ogni eventuale sentimento di subalternità ad eventuali amministrazioni adottate, perché appunto, come vedete, gli omini sono simmetrici e paritetici, la premiazione è congiunta e riguarda due diversi tipi di abilità. E quindi gli obiettivi sono presto detti. In realtà questo premio non fa che formalizzare o dare adeguata, diciamo, evidenza ad un fenomeno che è già in essere, nel senso che l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di buone pratiche sono, diciamo, già una realtà sul territorio. Io mi occupo della gestione dei contenuti del portale del Sistan e, assieme anche ad altri colleghi qui che sono seduti in sala, posso dire che le buone pratiche sul territorio e la esportazione, la trasmissione di buone pratiche ad altri contesti è già una realtà che avviene, insomma. Quindi da una parte c'è l'idea di dare riconoscimento ad un fenomeno virtuoso che già c'è, oltre a stimolarlo evidentemente. E però rivolgendo anche l'attenzione alle amministrazioni destinatarie, perché uno dei limiti delle buone pratiche è che spesso, diciamo, vengono confezionate e poi invece si perdono un po', mentre invece con l'idea del premio è quella di premiare anche la capacità dell'amministrazione adottata di fare autodiagnosi organizzativa, di mettersi a confronto con realtà diverse, di fare tesoro di esperienze altrui adattandole ai propri contesti organizzativi. L'idea complessiva è che il Sistan come network a livello territoriale dovrebbe venirne complessivamente rafforzato, se non altro nei termini, diciamo, di un'esperienza d'apprendimento proprio riguardante il fare networking, cioè fronteggiare insieme le nuove sfide degli scenari informativi in cui siamo immersi. Poiché l'amministrazione adottante deve far parte del Sistan, ma non è detto che l'adottata ne faccia parte, può anche darsi il caso che nell'ambito delle buone pratiche che uno decide, per le quali uno decide di concorrere, ci sia per esempio un cambiamento organizzativo, per esempio anche un cambiamento organizzativo come un progetto di apertura di ufficio di statistica presso un'amministrazione che non ha l'ufficio ancora di statistica, se ne sussistono naturalmente i requisiti e compatibilmente naturalmente con i vincoli che sappiamo sono sottostanti all'ingresso nel sistema statistico nazionale. I progetti ammissibili sono tanti, delle più diverse tipologie. Per dargli un minimo criterio di orientamento e di ordinamento ci siamo richiamati al codice italiano delle statistiche ufficiali, con l'idea di dire che le buone pratiche che possono andare a concorso riguardano fondamentalmente tre ambiti fondamentali: quello del contesto istituzionale, quindi buone pratiche afferenti all'ambito del contesto istituzionale, altre che riguardano i processi statistici e altre ancora che invece riguardano stricto senso proprio la produzione statistica. Quindi, per andare in elenco e farvi vedere un po' più concretamente cosa intendiamo dire, vedete, le opzioni possibili sono tante. Andiamo da il disegno di nuove indagini al miglioramento di quelle esistenti, alle nuove forme innovative di comunicazione, dalla data visualization allo statistical storytelling, fino a modalità nuove, inedite, di integrazione di basi di dati, iniziative per esempio di formazione, non solo quelle classicamente intese rivolte al personale dell'ufficio di statistica, ma anche in un'ottica più allargata a ulteriori portatori di interesse. Pensiamo per esempio alla formazione degli utenti, a tutte le esperienze di didattica della statistica che ci sono state, che ci sono sul territorio, rivolte alle scuole, quindi rivolte, diciamo, in senso stretto non proprio a soggetti del Sistan, ma a portatori di interesse, come appunto gli studenti delle scuole e delle università. O anche, sentivo Trentini in un convegno di Milano poco tempo fa, eventuali esperienze di data journalism di cui si sente bisogno a livello locale per innalzare la numeracy, per esempio, dei giornalisti delle testate locali, degli operatori dell'informazione delle testate locali. E poi ovviamente anche esperienze di cambiamento organizzativo o esperienze riguardanti, diciamo, il miglioramento delle attività di controllo e misurazione della qualità dei dati. D'intesa con Enzolo Moro abbiamo pensato di entrare nel concreto, al di là di queste indicazioni generali, facendovi vedere degli esempi di progetti che potrebbero essere candidati a questo tipo di premio, andando proprio nel concreto ad indicarli e desumendoli da alcuni convegni, in particolare dal convegno dell'USCI. Qui abbiamo in sala proprio Elena Markesic, che con Roberto Sama ha rappresentato questo progetto alla vendemmia statistica a settembre del 2017. Vedete, l'idea qual è? Che si parte, diciamo, da il database demo dell'Istat, che è liberamente consultabile online, e da una serie di elaborazioni statistiche fatte su un foglio di calcolo Excel, per arrivare ad uno strumento per fare previsioni demografiche a disposizione dei decisori pubblici locali.
uno strumento che è pur con una serie di riserve, di punti di forza e di debolezza che gli autori indicano nel dettaglio. Quando prendete le slide potete cliccare e andate direttamente alla fonte, però ha le caratteristiche che ci richiamano gli autori sotto. Costa poco, anzi non costa niente, è riutilizzabile, è relativamente facile da esportare, può essere utile ai locali, e in questo senso è un esempio, per esempio, di buona pratica che un comune come quello di Gorizia potrebbe esportare ad un, per esempio, ad un comune limitrofo, il quale potrebbe adattarlo alla propria realtà, per esempio. Oppure quest'altro, questo è il comune di Brescia, Marco Palmenghi, racconta l'esperienza del comune di Brescia nell'uso di questo software open source per la gestione di web surveys, racconta l'esperienza del comune di Brescia, e questo potrebbe essere un altro esempio, il comune di Brescia che adotta, non so, un altro comune, il quale applica la Lime Survey al proprio contesto territoriale per fare, diciamo, rilevazioni riferite alla propria realtà. E poi abbiamo anche esperienze di data visualization, per esempio esperienze innovative di data visualization, per esempio come questa. Questa è una slide scherzosa di decompressione, ma per dire che in realtà siamo interessati anche a premiare forme innovative, diciamo, di comunicazione a livello di amministrazioni territoriali. Poi, per esempio, un altro caso, abbiamo altri due esempi. Questo è il comune di Modena, questo è Giovanni Bigi, che ha fatto un'integrazione inedita fra alcune basi di dati comunali e la banca dati energetica locale, ottenendo una stima delle abitazioni regolarmente abitate, abitate occasionalmente e mai abitate. Forse questo è anche un'altra ipotesi, un altro caso, diciamo, di buona pratica esportabile in altri contesti, diciamo, con questo approccio vicendevole congiunto di cui vi dicevo all'inizio. E poi ci sono anche nuovi, cioè, progetti forse più grandi, per esempio il Best delle Province, all'ultima edizione ferma a 17 province e 6 città metropolitane. Si potrebbe immaginare che una di queste province o città metropolitane, per esempio adottando un proprio simile, facesse l'anno prossimo, fra due anni, aumentare il numero di coloro che contribuiscono al Best delle Province, aumentando il network, diciamo, dei soggetti partecipanti. E poi abbiamo lo statistical storytelling, come questo si riferisce al mercato del lavoro, anche questo ci interessa molto. Noi poi, come portale del System, come direzione della programmazione strategica, abbiamo fatto la traduzione in italiano del Making Data Meaningful dell'UNECE sullo storytelling, per cui anche questa è una slide umoristica, ma per dire che, insomma, siamo interessati a premiare l'intero spettro, diciamo, di innovazioni e di buone pratiche che eventualmente potessero venire dalle amministrazioni territoriali. I tempi, siamo ancora in una fase di perfezionamento del bando, del regolamento, della modulistica, quindi ci siamo presi un altro paio di settimane per diciamo, mettere a punto gli ultimi dettagli, però una diciamo, articolazione quadripartita dei momenti fondamentali è questa. A partire dal 16 luglio fino al 1 di ottobre sarà possibile per le amministrazioni, diciamo, adottanti e adottata, presentare congiuntamente il premio, la candidatura in forma di modulo di domanda e di progetto. Stiamo appunto predisponendo i form e i template dell'uno e dell'altro. Poi vedete, al termine di questo periodo un comitato di valutazione appositamente costituito avrà un mese di tempo per indicare, per selezionare quali sono le proposte, diciamo, pervenute che sono congruenti con i requisiti del bando e quindi stilare l'elenco delle amministrazioni, delle coppie di amministrazioni che partecipano. Poi ci sarà una finestra temporale di 5 mesi, vedete, da ottobre 2018 a marzo 2019 per la realizzazione dei progetti. Poi ci sarà ovviamente la selezione e la cerimonia di premiazione dei vincitori in occasione di un evento che dobbiamo ancora definire, anche perché vorremmo, diciamo, almeno come intendimento generale, dargli evidenza anche sul piano della comunicazione, eventualmente anche con con un evento ad hoc. I premi, anche qui il dato è ancora aggregato, non so dirvi come verrà ripartito questo monte premi, perché siamo incerti se, per esempio, fare un primo premio più cospicuo ed una serie di premi secondari più contenuti, oppure fare dei premi diciamo più livellati, però insomma
La logica di fondo però che ribadisco è che il premio viene fatto congiuntamente, per cui non sono possibili premiazioni singole, per cui l'amministrazione premiata è sia quella adottata sia quella adottante, quindi insieme, non in forma disgiunta. Per quanto riguarda la comunicazione, dunque abbiamo questa partnership qui dove annunciamo ufficialmente il contest e poi una serie di spazi di affissione. Mi dicevano, ne avevamo chiesti 5, ne è sopravvissuto uno solo, si vede che ha avuto molto successo. Insomma, comunque se andate giù al piano meno 2 trovate l'ultimo pannello superstite che insomma riepiloga un po' quello che ho detto io fino adesso e dai riferimenti essenziali. Riferimenti invece più articolati e puntuali che troverete sia sul sito dell'Istat sia sul sito del Sistan a partire dal 16 luglio. Con ogni probabilità sul sito dell'Istat li troverete nell'area amministrazione trasparente, mentre sul sito del Sistan abbiamo in mente di pubblicare nella sidebar dell'home page, più o meno sotto il logo del Best delle Province, il logo di Adotta un tuo simile, per cui ci sarà diciamo un riconoscimento visuale immediato. Quindi non so se è passato il metamessaggio di cliccate più sul portale del Sistan che su quello dell'Istat. E abbiamo anche attivato una PEC che vi faccio vedere in conclusione ringraziandovi per l'attenzione, quella lì, sistan@postcert.it, che è quella dove che utilizzeremo per appunto, che potrete utilizzare per inviare le candidature e anche per chiedere eventuali diciamo, chiarimenti e ulteriori informazioni. Diciamo. Grazie. Se ci sono domande, non lo so. Ci sarà un template per la domanda. Un template per la domanda, un template per la presentazione del progetto, il bando, il regolamento e le FAQ che verranno aggiornate mano a mano. Che... Va bene. Quindi l'altra cosa era, siccome appunto, come avevi detto tu, comunque la rete, diciamo nel caso specifico di
di uno degli esempi che hai fatto, no? Ci sono delle reti di istituzioni che già esistono. In realtà nella nuova progettazione, oltre alla presenza di quelle che già eventualmente ci sono, si può inserire, si dovrebbe inserire quelle, diciamo, eventualmente di nuova adesione, giusto? Cioè, nel senso, l'intento sarebbe quello di siccome c'è scritto dopo la progettazione viene realizzata entro marzo, faccio un esempio, eventualmente nella realizzazione della progettazione si include anche la possibilità che oltre alle partnership già esistenti ce ne siano ulteriori. Esatto, stavo per dire questo, sì. Perfetto. Sì, sì. E sia un riconoscimento a iniziative in essere che però magari non hanno ancora avuto alcuna, diciamo, occasione di riconoscimento, sia un c'è tempo sufficiente per progettare l'ex novo, insomma, quella finestra di 5 mesi sull'anno nuovo era per questo. Fazio. Bene, grazie allora. Grazie.
solo avanti e indietro. Avanti e indietro, poi forse sì. C'è la presentazione in automatico, vabbè questo qua sarà. C'è solo avanti e indietro. Sì, vero? Io adesso stavo nella sala di Lazio con un caldo da morire. Ma qua non si vede. Devi vedere il giro. Sto aspettando le 4. Aspettiamo un minuto perché così se arriva qualcuno in ritardo. Il tastino, la freccia a destra è per andare avanti. Dietro. Questi due non servono. Quindi cercate di avanti o indietro, non avete altre possibilità. Il puntatore con il segnetto rosso e il laser. Poi qui c'è il gelato del Io ho il gelato che so goloso. Tanto poi quando smetterà di parlare si sente? Sì. Intanto cominciamo con le presentazioni. Questa è una sessione davvero di partnership, veramente una di quelle che credo siano più nello spirito proprio di questa linea di incontri della conferenza. È una partnership che è cominciata da un paio d'anni. Su cosa? Sull'informazione statistica sul mondo del lavoro. Sul mondo del lavoro vuol dire da tutti i punti di vista del mondo del lavoro, ma soprattutto vuol dire mettendo il più possibile in comunicazione i dati dei tanti produttori ufficiali di statistiche sul lavoro, tutti ovviamente fondati nel loro ambito, come dire, di partenza, ma che spesso quando vengono diffusi e comunicati fanno sorgere problemi, dubbi, perché ma come? Il Ministero ha detto una cosa, l'Istat ne ha detta un'altra, l'INPS ha appena rilasciato i dati, eccetera.
Quindi è stato, si è deciso di sottoscrivere questo accordo, che è un accordo di collaborazione tra le istituzioni. Essendo istituzioni diverse, non è un accordo che vincola in qualche modo, come dire, l'uscita dei dati. Però è un accordo su come comunicarli, su come restituirli al Paese, è un accordo che è nato all'insegna di fare uno sforzo comune, quindi di andare oltre quello che già c'era nel campo della comunicazione, e fin qui questo accordo ha fatto molta strada. Il suo obiettivo è di medio termine, quello della costituzione di un sistema informativo statistico, e sottolineo statistico, sul lavoro, che poi diventerà base di dati comuni tra queste cinque istituzioni, per poi rilanciare ulteriori approfondimenti e riportistica. E nel percorso sono stati già intanto messi a punto un report trimestrale su questo mondo del lavoro, che è appunto fatto insieme, e siamo anche usciti col primo report annuale sul mercato del lavoro nell'anno precedente. E quindi è stato fatto davvero tanto lavoro. C'è un gruppo che sta mettendo a punto tutte le procedure, come dire, il lavoro di qualità per l'interscambio dei dati, e anche per insieme ad arrivare ad una base dati comune. Quindi io non posso far altro a questo punto che ricordare chi sono queste istituzioni. Ovviamente il Ministero del Lavoro, e c'è qui il dottor Calvitto. Poi abbiamo l'INPS. L'INPS, come sapete, è un grande produttore di informazioni in questo campo, e abbiamo l'EDA Accosta e Saverio Bombelli. Abbiamo l'INAIL, che storicamente è il nostro punto di riferimento per ciò che attiene agli infortuni, e forse più in generale anche alla sicurezza sul lavoro. E poi l'AMPA, Luca Mattei, che è last but not least, come si dice solitamente, perché è l'istituzione che si è aggiunta per ultima, ma già a pieno titolo dentro al nostro accordo, perché, come sapete, ha in carico la gestione delle politiche attive, e quindi è un soggetto particolarmente strategico, soprattutto particolarmente strategico anche sotto il profilo dei flussi informativi. Quindi io do a questo punto inizio alla sessione. Abbiamo detto, cerchiamo di stare dentro i 14 minuti e non il quarto d'ora, per lasciarci qualche minuto poi di spazio per il dibattito. Cominciamo con Calvitto, che ci parla del piccolo problemino dell'armonizzazione delle varie fonti amministrative e statistiche sull'occupazione. Ma mannaia! Allora, sì, posso parlare? Allora, il quadro di contesto in cui si muove l'accordo, diciamo, l'accordo dei cinque enti, è un quadro che è ben delineato nel programma statistico nazionale del 2017-2019, che prevede, fra gli obiettivi fondamentali, quelli di migliorare la qualità, la competenza, la coerenza e l'organicità della produzione statistica sul lavoro, che è abbastanza ampia, però utilizzando soprattutto fonti amministrative, che, come sappiamo, sono fondamentali, sempre più fondamentali per le indagini statistiche, sia a livello centrale che a livello territoriale. La raccomandazione, appunto, che nel PSN è evidenziata, che è quella di sviluppare registri statistici integrati sul mercato del lavoro, ma anche di sviluppare nuove fonti statistiche integrando dati amministrativi con quelle indagini, è un più ampio obiettivo
come dicevamo prima, di medio termine sui sistemi informativi sul lavoro. Diciamo, questi sono gli obiettivi ambiziosi, importanti, che il PSN si è dato, sottolineando sempre il PSN alcuni gap informativi, che appunto quelli di curare maggiormente la diffusione dei dati, soprattutto quelli di fonti differenti, per evitare questi addirittura rischi di entropia, vengono chiamati, e una maggiore armonizzazione appunto delle informazioni, oltre che in termini di diffusione di dati, come abbiamo detto prima, anche in termini di concetti, di metodologie e anche di calendari. E questa è una cosa che è stata anche messa in evidenza dalla Commissione per gli utenti degli utenti di informazione statistica. Quindi arriviamo nel dicembre 2015 a un accordo seguito da un dibattito abbastanza importante inizialmente fra Ministero, Istat, IMS e INAIL, a cui poi si è aggiunto l'ANPAL, oltre, diciamo, all'importanza delle politiche attive, l'articolo 13 del 150, che affida appunto la competenza in materia di comunicazioni di attivazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Proprio quindi, riandando a rielaborare i gap informativi evidenziati nel PSN, possiamo ritrovare praticamente tutto quello che sono le finalità dell'accordo, per cui miglioramento strutturale, diffusione di informazioni armonizzate, una valorizzazione del patrimonio informativo, sviluppo di sistemi informativi statistici sul lavoro, la realizzazione congiunta di prodotti statistici e, anche una cosa importante in più, la messa a disposizione di microdati per la ricerca. E quindi, come vediamo, è una vera e propria, diciamo così, risposta, è un grande passo avanti dal punto di vista dei tentativi di integrazione e di armonizzazione delle fonti amministrative e statistiche. Brevemente, la gestione delle attività dell'accordo è gestita, diciamo così, da due organismi: il Comitato di Indirizzo Interistituzionale, che ha un numero paritetico di membri per ogni istituzione, attualmente sono qua due membri per ogni istituzione, si è insediato ufficialmente nel giugno del 2016 e ha identificato il personale che si occupa del trattamento dei dati, sostanzialmente il gruppo di lavoro tecnico coordinato dall'Istat, che opera sulla base delle indicazioni del Comitato. I compiti del Comitato di Indirizzo Interistituzionale: quello di stabilire la domanda di informazioni statistiche a cui deve rispondere, oltre a obiettivi, modalità, tempi, individuare le variabili, ma anche l'elaborazione delle modalità attuative secondo determinati piani programmatici, che insomma monitora e verifica periodicamente, tant'è che insomma credo trimestralmente ci si incontra proprio per vedere lo stato dell'arte, per migliorare e andare avanti. E definisce eventi pubblici volte a discussione e presentazione, alcuni poi li vedremo come il rapporto annuale. È questo. I compiti del gruppo di lavoro tecnico: progetta il sistema informativo, che, come diceva anche la dottoressa Buratta, un obiettivo di medio-lungo termine, che ha le sue difficoltà, sia, come vedremo, proprio nella differenza delle impostazioni, delle caratteristiche delle fonti, e sia anche perché, insomma, lavorare 5 istituzioni ha bisogno, insomma, di rodaggio, quindi insomma c'è bisogno di più tempo. Altri obiettivi sono quelli di armonizzare e integrare i dati, verifica e validazione della qualità, i più importanti, diciamo, elaborare nuovi indicatori e rappresentare in maniera sintetica quello che diciamo prima, quella che può sembrare un'entropia, e la progettazione di un comunicato trimestrale e un rapporto annuale, sempre secondo gli indirizzi strategici del Comitato di Indirizzo. Questo perché, questo è giusto, sicuramente ho dimenticato tante cose, però queste sono le principali fonti sull'occupazione che le istituzioni firmatarie hanno. Come vediamo, ci sono tantissime rilevazioni amministrative e statistiche, tutte importanti, e che, diciamo, alcune fra di loro già sono integrate da anni, quindi pensiamo ai dati INPS con i dati Istat che sono lì, quindi Oroz integrato con grandi imprese, Vela, però diciamo la sfida forse
più, diciamo, ambiziosa, più a breve termine, è quella di integrare il sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie con il panorama delle altre fonti amministrative e delle fonti statistiche. E poi abbiamo anche le denunce di infortunio dell'INAIL. Quindi le comunicazioni obbligatorie, che così brevemente, giusto per fare una panoramica, la legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che i datori di lavoro devono effettuare una comunicazione in caso di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione di un rapporto di lavoro al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Ovviamente, diciamo, oltre ad avere il vantaggio di essere telematico, c'è stato il vantaggio di avere un unico modello che assolve ai compiti che venivano precedentemente effettuati nei confronti degli altri enti competenti. I modelli unificati sono il modello unificato LAV, l'Unilav, detto anche Unilav, che è quello, diciamo, standard, tra virgolette, l'Unisom dedicato al lavoro in somministrazione per l'Agenzia per il Lavoro, il Vardatori in caso di variazione di ragione sociale e trasferimenti d'azienda, e il modello Unimare, che è proprio un modello specifico del settore marittimo. Sempre molto sinteticamente, diciamo, ogni regione, provincia autonoma ha un nodo regionale, quindi un punto unico di accesso e di smistamento di questi file delle comunicazioni obbligatorie, e quindi questo il nodo regionale inoltre, diciamo così, le comunicazioni obbligatorie al nodo centrale nazionale, che, diciamo, attualmente è ancora presso il Ministero del Lavoro. Prima di entrare nel nodo centrale nazionale ci sono dei controlli che vengono effettuati, sono stati definiti secondo decreti ministeriali condivisi con le regioni, con altri enti, per cui vengono effettuati dei controlli affinché non arrivino CO affette da errori nel sistema amministrativo. Quindi, diciamo, ripulite questi controlli, che sono informatici, ma anche controlli alcuni di coerenza bloccanti, quindi arrivano in questo contenitore di file XML, quindi questi XML repository, e viene effettuata un'estrazione giornaliera di questi file, trasformandoli, diciamo così, molto brevemente, in forma tabellare, costruendo il database amministrativo delle CO valide. Su queste CO valide nel DB amministrativo vengono effettuate ulteriori gestione relativamente, diciamo, principalmente su annullamenti e rettifiche, che possono sempre avvenire successivamente, una riclassificazione di alcune informazioni laddove c'è bisogno, e ulteriori controlli di coerenza aggiuntivi, sempre questi previsti da determinati, diciamo, accordi. Ma la cosa poi principale, diciamo, che è stata sviluppata nel tempo, è quella di definire e ricostruire rapporti di lavoro secondo alcune regole condivise all'interno di un gruppo di lavoro tecnico interistituzionale nato nel 2010, le quali regole identificavano i rapporti di lavoro nella chiave costituita dall'identificativo del datore di lavoro, dal lavoratore e dalla data d'inizio del rapporto, integrando poi le informazioni che provengono dal modulo di variazione del datore di lavoro. Diciamo che quindi alla fine di questo percorso molto sinteticamente descritto giungiamo al sistema, al SISCO detto anche. E quindi, diciamo, questo sistema informativo che va integrato, diciamo, come abbiamo detto, forse la sfida principale più importante, si deve, diciamo, inserire in un panorama di fonti che hanno varie caratteristiche che si possono sostanzialmente distinguere, almeno per come, diciamo, le ho suddivise io, diciamo, nella tipologia, che può essere amministrativa e statistica, nell'unità di rilevazione o comunque soggetti, nel caso di fonti amministrative, obbligate a determinate procedure, che possono essere datori di lavoro, famiglie, residenti e non, il campo di osservazione settoriale, diciamo, di qualifica, ma se riguarda l'occupazione totale, solo quella regolare, compreso anche l'irregolare magari, e quindi il totale, dipendente, solo dipendente, anche indipendente, eccetera, lavoro parasubordinato. Ma, diciamo, uno dei problemi più evidenti è, diciamo, sulle unità di analisi, perché
diciamo, qui c'è, diciamo, ci possono essere molte differenze e, come vedete, le fonti che al momento tra le CO e i dati, diciamo, statistici attualmente diciamo, utilizzati, si è, diciamo, vista molta, diciamo, similitudine fra rapporti di lavoro e posizioni lavorative. Ed è stato uno dei primi tentativi, diciamo, e anche di effettivamente di attività effettuate, di integrazione, di definizione, di concetti e di metodologie, come anche farà vedere poi l'Istat, sull'integrazione tra rapporti di lavoro e posizioni lavorative. Ovviamente metodi di misura, se sono stock flussi, a seconda se sono stock, se c'è una misura puntuale oppure medie di periodo. E poi, diciamo, qui sono delle tabelle molto sintetiche che si rifanno a quella slide precedente e che appunto evidenzia le varie tipologie di fonte amministrativa, statistica da fonte amministrativa, indagine campionaria. Quindi, diciamo, queste sono molto... Ecco, l'unità di rilevazione, come vedete, il SISCO, riguarda tutti i datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni. Le forze di lavoro invece si rivolgono alle famiglie, per cui, diciamo, c'è questa differenza, mentre Istat, la rilevazione, scusate, Istat di Oros, diciamo, ha dei campi di osservazione, eccetto poi vedremo nella slide successiva, di sul lavoro dipendente, quindi l'agricoltura, eccetto l'agricoltura e la pubblica amministrazione, e quindi come concetti di unità d'analisi ha molte, molte cose in comune. E quindi qui abbiamo anche il lavoro accessorio, il lavoro precariato, l'osservatorio sul precariato. Per cui giungiamo, diciamo, alla parte più, diciamo, più complessa, mettere insieme le fonti amministrative per le unità di analisi. Per le unità di analisi abbiamo detto, come vedete lì sulla riga, vabbè, sulla riga dei rapporti di lavoro e posizioni lavorative, abbiamo molte, diciamo, le comunicazioni obbligatorie hanno molto in comune con Oros, e quindi siamo andati per quella strada, diciamo. Quindi molto brevemente, misure indicatori già abbiamo detto, e quindi, sì. Quindi, diciamo, quest'ultima slide fa un po' un riepilogo delle attività di integrazione effettuate nel breve termine. Non era così scontato, siamo, diciamo, comunque andati avanti su un utilizzo di definizioni e classificazioni armonizzate e confrontabili fra di loro. Abbiamo fatto un lavoro anche di adozione di campi di osservazione analoghi, di rappresentazioni soprattutto nel comunicato trimestrale, di sintetizzare in uniche tabelle, in unici grafici, fonti, insomma, anche differenti, proprio concettualmente, e la produzione di nuovi indicatori. Diciamo, la parte più, diciamo, innovativa è quella di aver costruito i rapporti di lavoro attivati, cessati e trasformati, rielaborate, quindi l'abbiamo definita in questo modo, rielaborate, e i valori assoluti dei livelli, quindi le posizioni lavorative di Oros, e poi dal punto di vista della diffusione, un comunicato trimestrale congiunto, la cui prima diffusione del 28 dicembre, consideriamo che abbiamo cominciato a lavorare da settembre del 2016, un rapporto annuale che insomma ha avuto anche un discreto seguito, presentato a dicembre 2017, con ulteriori sperimentazioni di integrazione a livello micro, e abbiamo anche concordato un calendario statistico per il 2018 coordinato appunto tra le istituzioni firmatarie. E io ringrazio per l'attenzione. Grazie molte, anche e soprattutto per aver sottolineato la componente assolutamente impegnativa del lavorare insieme su definizioni e classificazioni, e anche questa di aver adottato un calendario comune, che è stata davvero, insomma, secondo noi un grande passo avanti. Adesso sentiamo Federica Pintaldi, che è dell'Istat e che ci parlerà proprio di questa grande questione della conciliazione tra stock e flussi. Allora, si sente?
Allora, buon pomeriggio a tutti. Intanto voglio ringraziare tutti i miei colleghi dell'Istat. Questi lavori li abbiamo fatti insieme anche con tutti gli altri enti, come ha raccontato già Libero. Ma Fabio Rapiti, che è il responsabile del gruppo tecnico, Ciro Baldi, Daniela Ichi, Maria Elena Pontecorvo e Roberta Rizzi, con cui abbiamo fatto questi lavori che vedete oggi insieme. Dovrebbe essere destra? No, sinistra? Ok. È controintuitivo. Meglio sinistra. Allora, come vi racconterò molto brevemente, il dibattito che ha portato all'accordo, che a questo punto sarà ancora più breve perché già è stato raccontato, punti di forza e di debolezza di stock e flussi, con qualche esempio molto semplice, il trattamento delle comunicazioni obbligatorie e i prodotti, fondamentalmente indicando le principali informazioni che contengono e quali sono poi le prospettive future. Allora, questo penso che può essere la sintesi di quello che ha portato all'accordo. Questi sono titoli di giornali veri che sono accaduti, in cui abbiamo avuto un periodo in cui c'è stata questa mole di informazione statistica in cui dicevano chi ha ragione, chi ha torto. Poi spesso le informazioni venivano usate anche con interesse dietro, quindi c'era chi in modo consapevole utilizzava quello che gli faceva comodo. Ma i media in molti casi era semplicemente che non era chiaro. Le differenze proprio concettuali. Sono, è la Caterina, mi levo anche questa? No. Quindi, in particolare sono stati i nuovi indicatori di flusso sia dell'INPS che del Ministero, le comunicazioni obbligatorie, che sono molto diversi da indicatori di stock. Quindi questo può portare dei misunderstanding. Quindi questo sovraccarico, interpretazioni fuorvianti, fatto apposta o non apposta, e questa grande guerra sui numeri, e quindi siamo arrivati a tutto l'accordo che ci è già stato raccontato. Quindi qui andrei avanti e vi mostrerei direttamente punti di forza e di debolezza di stock e di flussi. Qui prima cosa è il confronto del campo di osservazione. Nell'esempio che faremo è un confronto fra rilevazione forze di lavoro e comunicazione obbligatoria. Forze di lavoro, indagine campionaria, intervistate sulle famiglie, intervistate gli individui, in cui il campo di osservazione sono tutto il mercato del lavoro, compreso il lavoro non regolare, perché la definizione per essere occupato è aver lavorato almeno un'ora nella settimana di riferimento, che di solito è quella precedente all'indagine. Non abbiamo però i non residenti, perché l'unità d'analisi comprende le famiglie residenti in famiglia, quindi anche famiglie individui non residenti in famiglia non sono comprese. Quindi dipendenti autonomi, considerando le comunicazioni obbligatorie che hanno una parte di collaboratori, ma poi sull'analisi che faremo noi, i dipendenti, quindi gli autonomi, via. Arriviamo ai soli dipendenti, quelli senza contratto, lavoro irregolare, pure non possiamo considerarlo perché concettualmente non può proprio stare in una fonte amministrativa, non avrebbe senso, se no non è irregolare. Però rispetto alle comunicazioni obbligatorie non abbiamo i residenti all'estero che lavorano in Italia, mentre noi consideriamo i residenti in Italia che lavorano all'estero. L'italiano che lavora in Svizzera ed è pendolare è dentro l'indagine, ma invece l'azienda non è italiana, non è nelle comunicazioni obbligatorie. Dall'altra parte abbiamo flussi di attivazioni e cessazioni. Un esempio, questo è un esempio ripreso anche da dati che abbiamo pubblicato nel rapporto annuale, fra stock e flussi. Partiamo da forze di lavoro, che è quello forse più facile, più conosciuto, numero di occupati. Partivamo da 22.465.000 nel 2015, c'è stato un aumento nel 2016 di 293.000 occupati, soli occupati dipendenti più 323.000. Quindi questo è lo stock medio, perché tra l'altro è una media annua, quindi è la media dei quattro trimestri, con unità d'analisi l'individuo. Lo stock, quanti sono gli occupati? Che cos'è che non sappiamo? Quanti individui occupano più posizioni? Perché io nello stesso periodo posso svolgere più di un lavoro. Per noi si parla poi di lavoro principale, quello dove si fanno le stime di dipendenti, autonomi e altre forme di lavoro. E i flussi che hanno portato a questo stock finale.
dal punto di partenza del 2015, come siamo arrivati a questi 300.000 in più del 2016? Quali flussi ci stanno dietro? E gli individui residenti in Italia. Considerando le comunicazioni obbligatorie, noi fra 2015 e 2016 abbiamo un saldo, che è la differenza fra attivazioni di rapporti di lavoro e cessazioni di rapporti di lavoro, di 590.000 posizioni. Quindi il discorso che facciamo prima, un individuo può avere più posizioni. In media l'individuo ha 2,5 rapporti di lavoro in un anno. Questa è una variazione tendenziale del saldo fra le attivazioni. Che cos'è che non conosciamo in questo caso? Lo stock iniziale. Noi sappiamo i flussi avvenuti nell'anno, ma da dove siamo partiti non lo sappiamo. Quindi ad esempio non si può calcolare una variazione relativa perché non abbiamo lo stock iniziale. E poi non abbiamo indipendenti irregolari. Questo era solo per mostrare che, leggendo un po' i dati rispetto alle definizioni e a quello che c'è dietro, alla fine la tendenza è la stessa. Considerate da, appunto, soltanto l'universo di riferimento che sono i dipendenti regolari. Considerate posizioni rispetto a individui e siamo l'andamento di crescita del mercato del lavoro anche con abbastanza simile, se pensate, il numero di rapporti di lavoro medie. Andiamo avanti sul vantaggio dell'integrazione, anche qui un esempio su dati longitudinali. Allora, forza del lavoro, l'individuo viene intervistato 4 volte, a 4 interviste, di cui una di queste 4 è a distanza di un anno. Quindi noi lo intervistiamo, sappiamo, in quella settimana eri occupato? Sì. Dopo un anno, la settimana precedente l'intervista, eri occupato? Sì. Da lì si calcola il tasso di permanenza nell'occupazione, che in quel periodo era 93%. Quindi significa che noi abbiamo trovato l'individuo occupato nei due periodi. Queste sono due fotografie, perché tutto quello che è successo in mezzo, noi non lo sappiamo. Quella persona può aver lavorato 2 settimane nel corso di un anno, come tutto l'anno. Quindi non sappiamo se sono stati sempre occupati. Per le CO abbiamo fatto un discorso legato alla corte. In questo caso non abbiamo uno stock iniziale, quindi noi abbiamo preso tutti gli individui che hanno iniziato un rapporto nel lavoro nel 2015 e l'abbiamo seguito per 12 mesi. Quindi abbiamo tutto il flusso e abbiamo calcolato quello che è il tasso di saturazione, cioè per quanti giorni, il numero, la percentuale delle giornate in cui l'individuo ha un contratto nei 365 giorni presi in considerazione. Da due fotografie passiamo a un filmato che dura 365 giorni. Però noi possiamo farlo solo sulle persone che hanno iniziato un contratto in un determinato periodo. La maggior parte di noi, credo, che non c'è in questi dati. Se avete iniziato a lavorare prima del 2015, non siete presenti nel dato dei flussi. In quello di stock, sì, se vi hanno intervistato siete presenti. Questo è un esempio di come l'integrazione fra stock e flussi ci permette un'analisi più completa del mercato del lavoro. Quindi la quantità, ma anche la permanenza, ma anche che tipo di permanenza, e la sovrapposizione di più rapporti di lavoro e così via. Trattamento delle comunicazioni obbligatorie, o quello che vi ha anticipato Libero delle CO rielaborate, l'abbiamo chiamate così nel comunicato. Anche qui partiamo sempre fra stock e flussi. Allora, gli stock sono quelli verdi. Abbiamo uno stock a inizio periodo, che è il verde, quello a sinistra, la barra verde a sinistra, e a destra lo stock di fine periodo, quindi la differenza, il verde di destra meno quello di sinistra, è la variazione, gli occupati in più che diciamo prima, ad esempio. I flussi sono, allora, attivazioni è quello grigio, si dovrebbe vedere, e cessazioni quello rosso. In questo caso ogni giorno ce ne sarà una, quindi la somma da una parte di tutte le attivazioni, di tutte le cessazioni, la differenza ci darà la variazione, il saldo, la variazione fra del flusso, e questo, diciamo, il punto di partenza, che è anche il tipo di formula, ma qui è una nuvola, è più semplice, che ci dice che a che cosa equivale lo stock finale? Ah, lo stock iniziale, quindi il verde a sinistra, più il saldo di attivazioni e cessazioni. Questo è il punto di contatto fra stock e flussi, che poi, così sembra semplice, poi al momento che si mettono insieme i microdati non è così semplice, però concettualmente è questo. Dopodiché abbiamo fatto un altro passo, che è quello delle cumulate. Perché usare le cumulate e non quelli semplici?
L'accumulata, qual è la differenza di fondo? Che se io ho iniziato un rapporto di lavoro nel 1° gennaio e finisco il 30 dicembre, ogni giorno, perché le cumulate ogni giorno cumula e si prende tutto quello che c'era a inizio dell'anno, io conterò 364. Se il mio rapporto di lavoro dura 10 giorni, io conto 10. Quindi tiene conto della durata, di quanto dura questo rapporto di lavoro, non soltanto della sua esistenza. E quindi è più confrontabile rispetto alle statistiche quelle ufficiali. In più vengono fatte delle variazioni medie. Vedete le barre dritte? Cioè qui è come se ogni giorno sono trimestrali del trimestre, il saldo fosse uguale, perché è una media. Mentre nell'altro caso è molto variabile. E quindi, in sintesi, il vantaggio della variazione puntuale, quindi non è cumulata e non è una media, è che è tempestiva, perché se quel giorno ci sono state 1 milione di attivazioni ce ne accorgiamo subito. Dall'altra però, questo essere molto reattivo agli shock, pensate a quello che è successo nel 2015, che a dicembre 2015 i contributi, quelli pieni a 8.000 euro, diventavano dal giorno dopo 4.000 euro, a fine degli ultimi 10 giorni di dicembre sono state fatte un sacco di attivazioni, quando di solito dicembre è il periodo in cui ci sono le cessazioni, quello è uno shock. Che però non dipende che il mercato del lavoro in quei 10 giorni è andato benissimo, dipende semplicemente dal fatto che conveniva da un punto di vista economico al datore di lavoro, punto. E mentre nell'altro caso abbiamo la durata del contratto ed è confrontabile con le statistiche, quelle ufficiali del mercato del lavoro. Quindi questo non essere reattivo allo shock da una parte fa sì pure che questi outlier non incidano nell'analisi, che possono dare anche interpretazioni fuorvianti. Questo infine è un confronto di più lungo periodo in cui abbiamo anche Oros. Qui è ristretto il campo perché è ristretto per i settori che sono presenti in Oros, settori privati, e come vedete l'andamento, se noi dovessimo fare un'analisi del mercato del lavoro, è questo. È il grosso, diciamo fino al 2013, il grosso calo dell'occupazione, una ripresa che parte dal 2015, poi possiamo trovare un po' di spostamenti nel tempo, proprio per il discorso anche che facciamo prima rispetto a certi flussi che possono essere più veloci di altri, ma non è che le storie sono così diverse da come appunto la guerra dei numeri, qual è il dato vero? Di certo non esiste un unico dato, bisogna saper leggere diversi dati e sono le diverse sfaccettature con cui si può leggere il mercato del lavoro. Infine, questi sono i nostri due output, la nota congiunta, tendenziale, che ogni trimestre esce, e il primo rapporto. Siamo arrivati alla nota, siamo arrivati alla settima, quest'anno dovremmo fare il secondo, forze di tutti noi permettendo. Sono stati entrambi i prodotti molto apprezzati e questa è un po' una sintesi. Cosa c'è nella nota? Un quadro d'insieme, un focus sulla parte offerta di lavoro, un focus sulla parte domanda di lavoro, quindi le posizioni, uno specifico sui lavori, quelli di breve durata, che nell'ultimo periodo si era anche molto dibattuto, quindi il lavoro a chiamata, somministrato occasionale, nei primi comunicati avevamo anche i voucher, che poi sono stati eliminati e quindi l'abbiamo sostituito noi anche con un altro tipo di lavoro, e la parte anche molto importante delle denunce, quindi per avere un quadro più completo del mercato del lavoro. Con lo sforzo, vedete quell'immagine in basso a destra, che abbiamo i grafici sui vari indicatori. E questo è un altro parte molto importante della nota, che è la parte di metadati. Cioè cercare di spiegare, certo non tutti i giornalisti avranno voglia di leggere la nota, però la trasparenza, cercare di spiegare come abbiamo anche rielaborato le comunicazioni obbligatorie, come sono trattate le varie fonti, e due prospetti, di cui una parte del secondo prospetto vi ha mostrato prima Libero, per far capire dal campo di osservazione, unità d'analisi, un po' tutto quello che c'è da capire sulle fonti. Rapporto, questo è l'indice di tutto il rapporto, quindi chi vuole è comunque presente sul sito. L'ultimo pezzo, il sistema informativo. Allora, fino adesso il grosso dell'integrazione è stata fatta a livello macro, in particolare nella nota. Nel rapporto annuale abbiamo fatto alcuni esperimenti già di integrazione anche micro, ad esempio qui c'è una trice sul lavoro autonomo, ma anche tutta la parte che hanno fatto insieme le varie istituzioni sui lavori di breve durata.
Ma noi il titolo non è un caso che l'abbiamo chiamato verso una lettura integrata, perché il passo avanti, la prossima sfida è proprio questa, cioè di un'integrazione, di fare un sistema informativo. Grazie. Grazie davvero Federica per averci raccontato con semplicità un lavoro non semplice, assolutamente non semplice. Adesso ci occupiamo dei rapporti di lavoro di breve durata, cosa che ha attratto molte notizie sulla stampa, è stato oggetto anche di molti momenti, come dire, anche di tensione. Ce ne parlano i colleghi dell'INPS. Comincia Leda, credo, vero Leda? Sì, ok, a te. Grazie. E quindi ti do 7 minuti. Ok, buonasera. Allora, noi, mentre i colleghi hanno presentato la metodologia, gli sforzi enormi che sono stati fatti dal gruppo di lavoro e dal comitato di indirizzo su questo accordo, noi presentiamo uno degli aspetti in cui, diciamo, abbiamo provato a fare un'integrazione, che è sono i rapporti brevi, e rappresentava uno dei capitoli del rapporto annuale. Quindi passerò, vi presenterò un po' prima la sintesi, poi passerò il testimone sui rapporti di breve durata al mio collega Saverio Bombelli, che proseguirà e porterà a compimento l'intervento. Daremo prima una panoramica, di carattere generale sui rapporti temporanei, anche perché sembra essere un argomento ancora ad oggi sotto i riflettori. È di qualche giorno fa, mi sembra, un nuovo decreto che va nuovamente ad interagire sulla disciplina dei rapporti di breve durata. Quindi brevissimamente gli interventi normativi, ma ormai sono obsoleti ovviamente. Parleremo un attimo dell'occupazione dipendente, in particolare come viene misurata sui dati amministrativi dell'INPS, per poi appunto presentare un breve focus sui lavoratori di breve durata, un approfondimento sull'abolizione dei voucher e qualche prospettiva sulla prossima integrazione dei dati. Allora, i provvedimenti sono tanti, abbiamo detto che già sono obsoleti, l'unica cosa che potremmo dire, ce ne sono un paio che sono di sicuro interesse poi per la lettura dei dati successivi, e direi il decreto Poletti, che è il primo decreto che interviene sui contratti temporanei andando a rivedere il numero delle proroghe e la durata complessiva del contratto a tempo determinato. E in particolare un aspetto abbastanza controverso, che è quella dell'eliminazione delle causali, che sembrerebbero invece essere ritornate. Un'altra delle norme di sicuro interesse è il Jobs Act con i suoi decreti legislativi, e in particolare il decreto che ha alla fine rivisto e ridisciplinato le collaborazioni non genuine, quindi una restrizione su queste forme. Ah, dimenticavo, la Fornero forse, una restrizione sui contratti intermittenti, quindi tant'è che a seguito vedremo che c'è un rallentamento dei contratti intermittenti. Una delle norme forse più importanti, la decontribuzione triennale, la legge di stabilità del 2015, forse più delle tutele crescenti, è una di quelle norme che ha dato un impulso, ha fatto spiccare il volo a qualche tipologia di contratto, in particolare i contratti a tempo determinato, le trasformazioni a tempo indeterminato. L'abolizione dei voucher nel marzo del 2017 e anche la decontribuzione biennale ha avuto meno effetti, e la decontribuzione giovani invece, che cominciamo a vedere gli effetti dai primi dati. Ho spento tutto? Sui giovani sono caduta. Vittoria, mi fai recuperare 2 minuti? Grazie. Allora, prima di iniziare, diamo un'occhiata a quello che succede intorno a noi in Europa. Com'è la percentuale di quota di contratti temporanei? Allora, se dobbiamo dire, l'Italia è nella media europea. Ha un cambio di passo, perché mentre prima eravamo sotto la media, nel 2017 facciamo un balzo in avanti, positivo, negativo, chi può dirlo?
La Francia è mediamente sopra di noi, la Germania è più o meno come noi fino a un certo punto, quando poi comincia a scendere, la Spagna e la Gran Bretagna chiudono, diciamo, si mettono, diciamo, nel perimetro esterno. Perché? Allora, ci siamo chiesti perché, abbiamo cercato di riflettere e anche di farci aiutare da diciamo, riflessioni fatte da persone forse anche più competenti di noi. Probabilmente abbiamo vari effetti. Uno può essere la componente, diciamo, della struttura produttiva dei paesi. Se c'è una forte componente di turismo dove diciamo, i contratti temporanei sono più utilizzati, probabilmente in quei paesi ci sarà una più alta quota di contratti temporanei. A questo si potrebbe aggiungere la maggiore o minore difficoltà a diciamo, licenziare nel caso di contratti a tempo indeterminato. Se ho difficoltà o è troppo costoso un licenziamento di un contratto a tempo indeterminato, probabilmente le imprese privilegiano i contratti a tempo determinato. Adesso starò attentissima. Ecco qua. Qui, Federica, qui abbiamo una bellissima serie storica dell'occupazione dipendente e la quota dei temporanei. Allora, non lasciamo perdere il boom del 2008, le crisi successive. Ma che succede dal 2017? Ecco che l'effetto, forse più che delle tutele crescenti, della decontribuzione triennale fa fare un balzo in avanti all'occupazione dipendente. La percentuale della quota dei temporanei è un po', diciamo, trattenuta, ma a fine 16 comincia a salire pure lei. Quindi viene da pensare, finiti l'esonero triennale che era del 15, finito l'esonero biennale che era del 16, nel 17 non abbiamo avuto niente e quindi i contratti temporanei riprendono a correre. Qua abbiamo preso in prestito dal rapporto annuale che è stato presentato proprio ieri dal Presidente un grafico che Bruno spero non sia andato ancora via, che ha un papà che si chiama Bruno Anastasia. Lì abbiamo detto che l'occupazione dipendente cresceva, ma chi di questa occupazione dipendente è cresciuta nel 2015? Qui si vede, cioè i contratti a tempo indeterminato fanno un balzo. Allora, questo è un grafico sui saldi, fatto 0 dicembre 2013, è una cumulata dei saldi, quindi una volta fatti i saldi mensili, assunzioni più trasformazioni meno cessazioni, quindi secondo la loro composizione, il grafico che viene fuori è questo. Allora, l'interessante, il 2015 ci dà un saldo sul tempo indeterminato che è sugli 800.000 posizioni. Sì, è interessante vedere che in contemporanea i contratti a tempo determinato scendono, come la percentuale ci aveva fatto vedere prima nei dati Istat. Quindi a quello che diceva Federica, non è che le fonti sono in contraddizione, cioè le fonti fanno leggere i fenomeni probabilmente sotto sfaccettature diverse. Poi abbiamo la stagionalità, abbiamo i contratti in somministrazione che crescono in maniera continua, con un piccolo, diciamo, una piccola crescita superiore dopo nel 2017, i contratti intermittenti che sono, diciamo, prima avevano, diciamo, un saldo più positivo, poi decrescono proprio forse probabilmente a causa delle restrizioni delle norme e poi ricominciano a salire. Allora, questa è la quota, diciamo, la spiegazione a quella crescita precedente secondo le varie componenti. Ma come qui abbiamo diviso, qui abbiamo sommato. Allora, in questo abbiamo preso tutte le componenti dei permanenti, tutte le componenti dei temporanei. Quindi sotto è scritto, come mi sembra abbastanza chiaramente, io lo vedo non molto bene da qui, quindi la parte blu sono i permanenti, quindi il tempo indeterminato, gli apprendisti e le componenti a tempo indeterminato dei somministrati e degli intermittenti. La rossa invece sono le componenti temporanee e quindi stagionali e via discorrendo. Quello che si vede da questa, diciamo, quindi l'andamento è uguale, però se guardiamo l'ultimo punto, cioè quello che possiamo dire è che se il mondo, come dice Saverio, fosse iniziato al primo di gennaio 2014,
noi avremmo un'occupazione che per il 50, il saldo per il 50% è di permanenti e per il 50% è di temporanei. A cosa è dovuto? È positivo o non è positivo? Noi non esprimiamo un giudizio. Noi siamo degli statistici, cerchiamo di mettere a disposizione dei dati che siano il più possibile corretti e che, diciamo, aiutino i decisori a prendere le loro decisioni. Faccio un volo. Fino adesso abbiamo parlato di saldi. Molto spesso sui giornali invece si vede questo grafico, che sono le assunzioni a tempo determinato, che effettivamente salgono nel 2017. Questo è uno dei, diciamo, degli output dell'integrazione su cui noi abbiamo lavorato con Istat, Ministero del Lavoro, ANPAL e INAIL, no, perché non, diciamo, non aveva, diciamo, interesse ai rapporti brevi. Da qui si vede che i rapporti di breve durata, così come li avevamo identificati, tra il 2012 e il 2016 sono cresciuti del 29%. Quindi sicuramente gli effetti sia economici di ciclo o normativi hanno portato le aziende a privilegiare certe forme di più semplice gestione del rapporto. E è cresciuto di pari passo anche il reddito, diciamo, totale di questi rapporti, anche se in misura inferiore. E che altro dire, visto che ho visto che Vittoria già è, passo il testimone a Saverio. E mi vado a far. Si sente? Sì, allora, due tipologie in decrescita nell'ambito di questa crescita complessiva. Il lavoro intermittente, che come diceva Led, è stato fortemente penalizzato dalle restrizioni della riforma Fornero, e il lavoro parasubordinato, che era di suo in fase calante, è stato restretto anch'esso dalla riforma Fornero e poi è stato definitivamente coinvolto dal Jobs Act, che ha individuato nel lavoro subordinato la tipologia di lavoro di riferimento e nelle collaborazioni non genuine la componente da eliminare. E brevemente, qui sono le stesse tipologie di lavoro breve che abbiamo individuato prima, che con alcuni indicatori statistici, quindi contratti di tempo determinato breve, cioè fino a 3 mesi, rappresentano il 64% delle assunzioni. Forse non tutti sanno che tra di loro il 25-30% è di un solo giorno, quindi esiste una fattispecie molto forte numericamente di contratti di tempo determinato da soltanto una giornata. Il lavoro in somministrazione ha sempre visto dei trend crescenti, il 2017 lo conferma. Come dicevamo, il lavoro intermittente è diminuito costantemente fino al 2016, così come per i parasubordinati, in particolare appunto per i collaboratori. Sono cresciuti i professionisti, ma non in maniera tale da recuperare lo svantaggio accumulato dai parasubordinati. De voucher si è detto e ridetto nei mezzi di comunicazione, un boom senza freni, al punto che a un certo punto il governo Renzi, per evitare probabilmente lo scacco di un secondo referendum, si è trovato a marzo 2017 a prendere la drastica decisione di abolirli completamente. Quanti sono stati i lavoratori che nel quinquennio di analisi hanno fatto rapporti di breve durata? Ben 9 milioni in termini di soggetti distinti, con un tasso di transizione al tempo indeterminato del 30% e con una permanenza in un contratto breve inferiore ai 2 anni. Quindi è vero al tempo stesso che sono pochi quelli che poi trovano un'occupazione standard, ma è anche vero al tempo stesso che sono pochi quelli che permangono continuamente in questa condizione. Questo è un doppio grafico preso dalla nota trimestrale che produciamo trimestralmente appunto con il gruppo di lavoro congiunto. Vediamo in alto l'andamento del lavoro in somministrazione con le barre blu e quello del lavoro intermittente con le barre rosse. Nel secondo trimestre del 2017, direi in millimetrica coincidenza con l'abolizione dei voucher, si vede come la barra del lavoro intermittente schizza verso l'alto. In termini di variazioni tendenziali, quindi calcolando il rapporto tra il trimestre dell'anno T e lo medesimo trimestre dell'anno precedente, il boom del lavoro intermittente è ancora più evidente.
Abbiamo cercato allora di andare a misurare un possibile effetto sostituzione dei voucher, cioè ci siamo chiesti, va bene, i voucher sono stati aboliti, è possibile desegmentare il mercato del lavoro per legge? Cioè l'intenzione del legislatore di, come dire, ridurre precariato per norma, cioè andando a chiudere il lavoro accessorio, provoca poi dei travasi verso altre forme di lavoro precario o comunque temporaneo? Abbiamo preso ad elezione il secondo trimestre del 2017. Perché? Perché è il primo trimestre nel quale non ci sono più i voucher in vendita ed è l'ultimo trimestre prima del nuovo lavoro occasionale. Siamo andati a prendere il segmento delle imprese, quindi delle aziende con lavoratori dipendenti. Abbiamo chiamato trattamento le imprese che nel secondo trimestre del 2016 usavano i voucher e abbiamo chiamato controllo le imprese che nello stesso trimestre non usavano i voucher. Siamo andati quindi a contare i voucher per il primo gruppo, che è di circa 150.000 imprese, da raffrontare col secondo gruppo, che è di 1.170.000. E per entrambe abbiamo contato il numero di giornate di tre tipologie di lavoro temporaneo: il tempo determinato, lo stagionale e l'intermittente. Andando poi a raccontare le medesime giornate nel trimestre dell'anno successivo, abbiamo creato dei rapporti. Allora, nel trattamento, cioè nelle imprese che usavano voucher, il monte complessivo di giornate delle tre tipologie è aumentato del 37% dal secondo trimestre del 16 al secondo trimestre del 17. Andando a vedere nel controllo il medesimo rapporto, questo è aumentato solo del 14%. Quindi noi possiamo immaginare che il differenziale, o quantomeno una parte del differenziale, sia stato dovuto alla sostituzione dei voucher con il tempo determinato, con lo stagionale e con l'intermittente. Facendo focus invece solamente sul lavoro intermittente, vediamo che nel trattamento la crescita è stata del 113%, mentre nel gruppo che abbiamo chiamato di controllo del 18%. Quindi le imprese che usavano anche voucher, nel momento in cui si sono trovate a non poter utilizzare questo strumento, sono massicciamente ricorse al lavoro intermittente. Questo dal lato della domanda di lavoro, cioè dal lato delle aziende. Siamo andati anche a vedere, entrambi questi numeri li trovate nel rapporto annuale dell'INPS che citava prima Leda, che è stato pubblicato ieri, dal lato dell'offerta, quindi dal lato dei lavoratori. E abbiamo preso per l'anno 2015 prestatori di lavoro accessorio. Di questa corte abbiamo contato chi nel medesimo anno fa il lavoro dipendente e chi lo fa l'anno successivo. Siamo andati poi a prendere una seconda coorte di prestatori di lavoro accessorio nel 2016 e anche per questa coorte abbiamo contato chi nel medesimo anno fa il lavoro dipendente e chi lo fa l'anno successivo. Andando a fare i rapporti tra chi lo fa nello stesso anno e chi nell'anno successivo, abbiamo visto che questo rapporto era del 9% per la prima coorte e del 22% per la seconda coorte. Come se quindi coloro i quali l'anno dopo fanno lavoro dipendente, nel 2017, essendo scomparso lo strumento del lavoro accessorio, aumentano di intensità. Nuovamente abbiamo verificato che questa intensità aumenta particolarmente per il lavoro intermittente, che aumenta per il lavoro stagionale e che invece addirittura decresce, la cella evidenziata in arancio, per il tempo indeterminato. Come se quindi nell'impossibilità di fare ricorso al lavoro accessorio questa componente sia andata comunque in decrescita. Presumibilmente perché il 2017 era l'unico anno non decontribuito tra il 2015, il 2016 e il 2018. Ritroviamo quindi in via indiretta un ulteriore indizio del fatto che i sussidi di tipo economico sono molto potenti nel creare le dinamiche del mercato. Ci siamo anche levati, diciamo così, una curiosità con l'idea che se i voucher erano scomparsi ci poteva essere un effetto sul tempo determinato di un solo giorno. In realtà questo non si vede, anzi il tempo determinato di un solo giorno decresce. Questo presumibilmente è un'ipotesi che dobbiamo ancora verificare per l'impossibilità di attivare supplenze scolastiche di durata ridottissima, mentre è aumentato quello che nel rapporto annuale abbiamo classificato come il lavoro di breve durata, quindi il tempo determinato fino a 3 mesi. Ho messo qui alcuni punti di riflessione, diciamo in realtà se Vittoria mi autorizza li volevo lasciare magari per il dibattito successivo, in particolare per quanto riguarda, diciamo, lascerei un punto a favore e un punto critico. Il punto a favore è diciamo così, l'esperienza di attualità a cui accennava Leda, che è stata quella che una volta approvato il decreto dignità poi a posteriori c'è stata chiesta la valutazione
di quel medesimo decreto, quindi andare a capire, riducendo la durata del tempo determinato da 36 mesi a 24 mesi o mettendo una penale sulle proroghe, quali sono gli effetti economici. E ci si è trovati nella condizione per cui la grande mole informativa dell'istituto, dell'INPS, è priva però della durata contrattuale prevista dei contratti verso il futuro, che invece è ricavabile dalle comunicazioni obbligatorie, e dalle comunicazioni obbligatorie mancano però le componenti reddituali. È stato quindi, diciamo, proprio un caso, come dire, dal vivo di integrazione delle fonti, di necessità di integrazione delle fonti. L'elemento critico che lascerei al dibattito invece è che noi stiamo integrando molto, stiamo arricchendo molto, integriamo, arricchiamo, non stiamo ancora semplificando. Cioè, presumibilmente questa attività ha bisogno anche di una fase di sfoltimento, altrimenti arriviamo a una sovrapproduzione di dati. In ultimo volevo anch'io citare un padre presente qui in sala, che è Dario Dolce, che è il padre dell'Emens e dell'Uniemens, senza il quale probabilmente oggi tutta questa integrazione non si potrebbe fare. Beh, viva le famiglie, vedo che qui padri, figli, cioè manca un po' le madri, però insomma, a parte questo. Allora, adesso abbiamo i colleghi, il collega Luca dell'ANPAL, e anche per te, naturalmente, solito. Sarò velocissimo. Buonasera. A sinistra, destra, perché avevo sentito a sinistra. Allora, faremo una brevissima presentazione sul lavoro in somministrato sulla scia del contributo che ANPAL ha dato al rapporto annuale dello scorso anno, in cui eravamo subentrati da pochissimo. E quindi oggi abbiamo aggiornato un po', ripreso il ragionamento fatto sul rapporto dello scorso anno, quindi avremo una brevissima presentazione sulla dinamica dei rapporti in somministrazione, focalizzando l'attenzione sul numero delle attivazioni, gli individui coinvolti e le imprese utilizzatrici, dandone alcune caratteristiche peculiari. Poi faremo un ragionamento sulla durata dei rapporti in somministrazione, come già evidenziato nella presentazione dell'INPS, e riporteremo alcuni esempi dell'integrazione che abbiamo avuto delle banche dati lo scorso anno, e anche noi presenteremo alcune prospettive future, domande di ricerca a cui ci piacerebbe rispondere. I dati presentati sono stati estratti dal sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie e si riferiscono all'estrazione del 17 aprile del 2018. Iniziamo qui dalle attivazioni dei contratti in somministrazione. Come si vede, dal 2012 c'è una continua e forte crescita della domanda di lavoro in somministrazione. Si partiva da 1.180.000 attivazioni del 2012 e si arriva a 2.175.000 circa del 2017. Avevo anche le percentuali di variazione che non avevo riportato, e quindi nel periodo complessivo quindi sono aumentate dell'80%, e mentre rispetto al poco, insomma, non mi ritrovo per l'emozione, comunque nel primo grafico è riportato anche la variazione sull'anno precedente. Si vede nel 2017, un po' per questo effetto che dicevano anche i colleghi dell'INPS, comunque l'abrogazione dei voucher ha portato nel lavoro di somministrazione un aumento, e si vede proprio perché rispetto all'anno precedente aumentano particolarmente. Seppur negli ultimi 4 anni la variazione è superiore ai 10 punti percentuali, nell'ultimo è particolarmente evidente. Se andiamo a vedere sotto, abbiamo fatto le stesse considerazioni per trimestre, e a quanto si vede nel primo trimestre del 2018 c'è un'impennata maggiore rispetto a quanto si vedeva nella media annua, come a dire che nel 2018 è ancora più evidente la sostituzione probabilmente dei voucher con del lavoro in somministrazione, non come gli intermittenti, ma si vede. Infatti le variazioni rispetto al trimestre dell'anno precedente sono del 22%, ma se andiamo a confrontare col primo trimestre del 2012 è quasi raddoppiato, stiamo al 95%.
Adesso, quindi, questo forte aumento delle attivazioni si traduce anche in un aumento dell'incidenza delle attivazioni dei somministrati sul totale delle attivazioni. Se andiamo a confrontare sul complesso delle attivazioni registrate nell'anno, si passa da un 10% circa del 2012 a un 17% del 2017. Se lo andiamo a rapportare soltanto alle attivazioni a termine, perché come vedremo e come abbiamo visto già nella presentazione IMSS, la quasi totalità dei rapporti sono a termine e molto brevi, se lo andiamo a rapportare con i soli contratti a termine, l'incidenza del 2017 arriva al 21%. Quindi un'attivazione su 5 è di un lavoro in somministrazione. Come per anche l'incidenza nel primo trimestre del 2018 è in forte crescita. Se consideriamo il totale della situazione si arriva al 19,5%. Se lo rapportiamo esclusivamente ai contratti a termine, tempi determinati e collaborazione, si arriva al 25%. Quindi, mo vediamo il decreto ultimamente proposto che effetti avrà, ma vedendo le durate probabilmente sul contratto in somministrazione avrà poco effetto. Perché si preannuncia un 2018 con una forte crescita del lavoro in somministrazione. Adesso passiamo a vedere quanti sono stati gli individui coinvolti in contratti di somministrazione. Il 2017 vede 685.000 persone che hanno avuto dei contratti, erano molto meno, 428.000 nel 2012, quindi c'è questa forte crescita, in particolare nel 2017. La cosa interessante è che abbiamo scomposto i lavoratori interessati da un contratto di somministrazione in chi ha avuto esclusivamente rapporti di somministrazione nell'anno e chi invece, oltre a contratti di somministrazione, ha avuto anche altre tipologie di attivazioni con altre tipologie contrattuali. E il 58% del 2017 di persone che hanno avuto esclusivamente rapporti in somministrazione, non hanno nessun tipo altro di tipologia contrattuale, insomma. E l'incidenza invece dei lavoratori è in aumento anche questa, quindi tra tutte le persone che hanno avuto registrato un'attivazione nell'anno, il 10% ha avuto un contratto in somministrazione. Se consideriamo quelli che esclusivamente sono il 6% dei totali degli individui coinvolti nelle attivazioni. Adesso passiamo invece alle imprese utilizzatrici. Il meccanismo che regola il lavoro in somministrazione è la formalizzazione del contratto con l'impresa fornitrice, che poi affitta il lavoratore all'impresa detta impresa utilizzatrice. Quindi le imprese utilizzatrici che fanno domanda di questo lavoro sono anch'esse in crescita, forte crescita, e in particolare nell'ultimo anno. L'incidenza sul totale delle imprese che hanno fatto attivazioni nell'anno cresce, arrivando a un 5,3%. Quindi anche questa. Abbiamo poi scomposto per settore di attività. Si può vedere che i servizi raccolgono quasi due attivazioni su tre, fanno parte dei servizi, abbastanza stabili nel tempo 2012-2017 l'industria in senso stretto. Se andiamo a vedere invece, se andiamo a scomporre i servizi in tre sotto classificazioni, vediamo che c'è stato in questi sei anni, seppur il complessivo del settore servizi rimane sempre intorno al 63%, però c'è stata una diminuzione nel servizio del commercio e dell'alloggio e ristorazione verso altre tipologie di servizi, quali trasporto, immagazzinaggio e altri servizi di mercato. Questo è un esercizietto che abbiamo chiamato il superamento della mediazione. Quindi, considerando comunità d'analisi, tutte le coppie, impresa, utilizzatrice e lavoratore che si formano durante l'anno, abbiamo visto nel 2016 che il 17,6% di queste ha visto instaurarsi con lo stesso datore di lavoro un contratto di lavoro alle dipendenze. Cioè hanno conosciuto il lavoratore, quindi adesso non fanno più
ricorso alla mediazione di un soggetto terzo, ma hanno contrattualizzato direttamente il lavoratore che avevano conosciuto tramite la somministrazione, e era abbastanza stabile negli anni considerati, perché nel 2012 si attestava al 17,3. Abbiamo scomposto la distanza, diciamo così, dalla fine della missione al contratto, e oltre la metà viene contrattualizzato dalla stessa azienda entro il primo mese, e poi via via. Abbiamo visto pure con che tipologia di contratto è stato assunto dalla stessa azienda che ne avevo usufruito col contratto in somministrazione, e il contratto prevalente rimane quello del tempo determinato, 66% circa. Però c'è un interessante 26% di contratto a tempo indeterminato, che si è aggiunto al 7%, diciamo così, del contratto apprendistato, che all'incirca il 33% ha un lavoro stabile, diciamo così. Poi questo, passiamo alla scomposizione per durata prevista da contratto delle attivazioni. Allora, come dicevano i colleghi, praticamente la quasi totalità sono contratti a termine, e convenzionalmente nell'accordo A5 abbiamo preso a riferimento dei 3 mesi 91 giorni, e quindi abbiamo che, se sommiamo le due componenti a termine, abbiamo che oltre il 99% è un contratto breve. E c'è anche qui, per le considerazioni sopra, un picco nel 2015-2010 dovuto agli sgravi contributivi, ma comunque sempre pochissimo rispetto alla totale della movimentazione. Quindi il 99% sono a termine, ma soprattutto il 94,5%, ma con un piccolo aumento ma abbastanza stabile, sono lavori molto brevi, inferiori ai 3 mesi. Se andiamo a scomporre questa, cioè i lavori inferiori ai 3 mesi per la durata in giorni, vediamo che nel 2017 il 33%, 1 su 3, si esaurisce nello stesso giorno di attivazione, è di un giorno. Se li sommiamo a quelli da 2 a 5 giorni, vediamo che il 58%, quasi il 60%, non supera i 5 giorni. Quindi si parla dei lavori brevissimi. È aumentato quindi in questi anni considerati il peso delle attivazioni di durata un giorno, a discapito ovviamente di quelli un po' più lunghi. E questo è un esempio dell'anno scorso, che è proprio frutto della collaborazione che abbiamo avuto in particolare con IMSS, l'integrazione delle banche dati sulle CO e di UniEmens e di MAG per l'IMSS ci ha permesso anche di arricchire il patrimonio informativo sui somministrati, e definire quindi qual è la classe dimensionale delle imprese che hanno usufruito del lavoro somministrato. 1 su 4 è piccola, non arriva a 10 dipendenti. E le imprese, se andiamo a vedere la distribuzione percentuale, e le imprese nel 2016 erano del 4% di 250 dipendenti e oltre. Ma in realtà, se andiamo a vedere il numero medio delle emissioni, sono le grandi aziende che movimentano il lavoro in somministrazione. Se vediamo infatti il numero medio di emissione per azienda, mentre le piccolissime hanno una media intorno al 6%, via via crescendo, le aziende molto grandi fanno molto ricorso al lavoro in somministrazione, hanno 340 missioni medie per anno, e sono quelle che registrano la durata inferiore, perché e va via via diminuendo nel tempo. Nel 2016 arriva a 9 giornate l'anno. Un altro lavoro che ci ha visto coinvolti a lavorare, che qui non è scomposto per tipologia, ma era anche quello di determinare quanto pesasse in termini retributivi il lavoro breve sul totale del lavoro, diciamo così. E questo è il resoconto. Quindi tendenzialmente nel 2016 il lavoro breve pesa il 3,6% della retribuzione imponibile totale. L'ultima slide era sulle prospettive future.
oltre a continuare a affinare i lavori già condivisi come quelli che abbiamo appena visto, sarebbe molto interessante ricostruire la biografia professionale dei lavoratori coinvolti, che vedevo anche nelle slide dei colleghi dell'INPS, quanto questi facilitano l'emersione dal lavoro nero, se presentano o meno un canale di inserimento o reinserimento al mercato del lavoro, o se c'è il rischio di essere intrappolati in questa precarietà permanente. E anche, come ho visto nelle altre slide, definire un tasso di saturazione. Quanti giorni lavora in un anno un lavoro occupato in lavori brevi e soprattutto quanto riesce a guadagnare, e poi varie ed eventuali. Volevo concludere l'intervento velocissimo ringraziando i colleghi per il lavoro fatto l'anno scorso, per la reale e fattiva collaborazione, perché è sempre facile parlare di collaborazione tra gli enti, ma un po' meno facile è agirla. Grazie Luca, perché effettivamente questa sottolineatura non è assolutamente rituale, è proprio il caso, e questo è il caso. Adesso passiamo all'INAIL e parliamo di infortuni e malattie, insomma, un tema, però ne parliamo in positivo, nel senso quello che abbiamo fatto per costruire un quadro il più possibile avanzato. Anche te? Ah, no. Penso che sono microfonato. Allora, sì, buonasera a tutti, mi presento, sono Andrea Bucciarelli. Faccio parte della consulenza statistico-attuariale dell'INAIL. Collaboriamo con tutti voi presenti per anche raggiungere i nostri obiettivi insieme a quelli degli altri. E in questa presentazione analizzerò l'andamento degli infortuni e malattie professionali negli ultimi 10 anni, perché era stato anche un obiettivo della relazione annuale congiunta, che voleva vedere negli anni della crisi cosa era cambiato in Italia da un punto di vista sia dell'occupazione ma anche degli infortuni del lavoro in questo caso. L'agenda la saltiamo per recuperare tempo. Questa è solo una breve slide, mi limito a dire che l'INAIL non fa solo monitoraggio degli infortuni e delle malattie come sto facendo io adesso, non fa solo indennizzo agli assicurati, agli infortunati per le prestazioni, ma fa anche cura, le prime cure con i suoi ambulatori. Fa la riabilitazione al centro protesi di Corso di Budrio, che è molto famosa, per esempio per aver fornito le protesi ad Alex Zanardi, un pilota di Formula 1, quindi diciamo, è un centro molto avanzato. E poi fa sia formazione ai lavoratori, dando consulenza alle piccole e medie imprese, ma anche finanziamento alle imprese che investono in sicurezza. Si è appena chiuso il bando ISI 2018, che ha fornito circa 249 milioni di euro, cofinanziando delle imprese che vogliono investire in prevenzione e sicurezza. È l'ottava edizione del bando ISI, ad oggi dal 2010 sono stati dati alle imprese 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi c'è anche una partecipazione attiva e ai fini anche prevenzionali. I dati di cui dirò oggi fondamentalmente poi possono essere comunque recuperati da varie pubblicazioni. La scorsa settimana c'è stata la relazione annuale dell'INAIL col presidente De Felice, che ha appunto dato i dati del 2017 in confronto all'anno precedente, e quindi andando sul sito a livello dell'area comunicazioni troveremo tutte le pubblicazioni che contengono dati statistici, rapporti e relazioni INAIL quest'ultima della scorsa settimana, ma anche quelle degli anni precedenti. Quaderni di ricerca e rivista infortuni, che sono pubblicazioni dedicate anche ai ricercatori, dove vengono approfonditi sia temi statistici ma anche medico-legali e giuridici. I dati statistici li ritroviamo nelle banche dati statistiche, sempre sul sito, sul portale INAIL, nella sezione attività. Open data, banca dati statistiche, banca dati disabili, banca dati professioni, statistiche storiche e statistiche europee. Non approfondisco, altrimenti non sto nei tempi. Allora, torniamo indietro. Queste sono le denunce di infortuni sul lavoro negli ultimi 10 anni, quindi dal 2008 al 2017. Il grafico sopra riporta le denunce in complesso, quelle sotto sono i mortali, con esito mortale. Lo vediamo già graficamente, le denunce sono calate, sono da 964.700 del 2008, sono scese a 641.000, quindi sono calate di un terzo.
La parte più in celeste sono gli accertamenti positivi, perché non tutte le denunce naturalmente vengono riconosciute come infortuni sul lavoro e mediamente il 70% viene riconosciuto effettivamente da lavoro. E poi indennizzato. Un elemento che caratterizza gli indennizzi dell'INAIL e degli infortuni è che il 93% di tutti gli indennizzi sono inabilità temporanea, cioè una guarigione completa. E per menomazione permanente sono il 7% di tutti gli indennizi e lo 0,1 per rendita superstiti, che significa per casi mortali. Vediamo i morti. I morti sono calati, anch'essi, il grafico sotto, da 1628 a 1112. Anche qui c'è poi il vero esito mortale sul lavoro riconosciuto, la parte in rosso, sempre circa un 70% dei casi. Un indicatore che può essere forse ancora più sintetico per capire è che normalmente si dice quanti sono morti al giorno, dividendo questi importi per 365, vediamo che nel 2008 erano circa 4,5 le denunce mortali al giorno, siamo scesi alle 3 del 2017, ancora meno se considerassimo appunto gli accertati positivi. E un'altra cosa molto rilevante sugli infortuni sul lavoro è che se andiamo a vedere, su un morto ogni due accertato positivo è avvenuto in strada, cioè per incidente stradale, o in itinere o in occasione di lavoro, se era un camionista o un tassista. Questo non è un influente anche ai fini della prevenzione, significa che tutto quello che l'INAIL può investire in prevenzione all'interno delle aziende non è sufficiente, perché poi bisogna andare a vedere il livello delle infrastrutture, delle strade, la meteorologia, ci sono tanti elementi che possono incidere. E comunque il rischio stradale è un elemento fortissimo, almeno sui casi mortali. Gli infortuni vengono divisi fondamentalmente in due modalità, in occasione di lavoro, quindi l'operaio che lavora in fabbrica o il camionista che sta guidando il suo camion, o in itinere, cioè il lavoratore che si reca al lavoro o torna dal lavoro, o durante la pausa pranzo, se la mensa non esiste una mensa aziendale, va a pranzo. Naturalmente ci sono delle restrizioni, non ci devono essere interruzioni o deviazioni, o non si può utilizzare il proprio mezzo se non necessitato. Però quello che vediamo è che in 10 anni l'incidenza degli infortuni in itinere, la parte in oro, è aumentata molto, dal 10% delle denunce in complesso sono arrivate al 16%. E primortali dal 22 al 27%. Questo aumento anche dell'incidenza di infortuni in itinere è dovuto un po' anche alla normativa. Fondamentalmente l'itinere è regimentato dall'articolo 12 del decreto 38-2000, che ne ha sancito i confini. Però è una normativa in continua evoluzione, sia per strategie politiche, sia per esempio sentenze della Corte di Cassazione, che può, nell'ottica del benessere del lavoratore, allargare queste maglie di riconoscimento in itinere. Faccio due esempi. L'utilizzo della bicicletta prima era limitato alla pista ciclabile, dal 2016 è stato esteso anche alla strada normale, cioè viene riconosciuto in itinere l'uso della bicicletta, anche se non solo più in pista ciclabile. Oppure la deviazione per accompagnare o andare a riprendere i figli a scuola. È una deviazione che è stata ultimamente considerata necessitata per il benessere del lavoratore. Quindi questo allargamento anche del fenomeno è dovuto anche a una maggiore interpretazione più estensiva della normativa. Vediamo altre caratteristiche degli infortuni in questi 10 anni, complice anche poi la crisi, come sono cambiate. Il genere, le femmine, ha evidenziato poi il rosso, il fatto che le donne avevano un'incidenza nelle denunce del 30% e sono passate nel 2017 al 36%, anche nei mortali sono cresciute. Questo anche l'Istat nelle sue numerazioni degli occupati indica una maggior presenza femminile, quindi lo rivediamo anche in questi dati. Quello che è interessante vedere è come nei mortali le donne abbiano un'incidenza molto più bassa rispetto alle denunce in complesso, solo l'8-10% in confronto a un 30-36% delle denunce in complesso. Questo perché normalmente le donne non sono impiegate quanto gli uomini nelle attività più rischiose, quelle a vero rischio letale, cioè cantieri, miniere, acciaierie, fondamentalmente sono mestieri più maschili e quindi sul caso morte si vede. L'età si vede un altro fenomeno molto importante che, da una discussione, mi sembra da un commento di Fabio Rapiti, ho potuto qua rispendermi. Praticamente si vede come l'età degli infortunati sopra i 50 anni, in 10 anni si è molto cresciuta l'incidenza. Dal 18%
si è saliti al 29+2, quindi 31%. Qua c'è stato sicuramente quindi uno spostamento delle età più mature degli occupati e quindi anche degli esposti al rischio di infortunio. E anch'io credo di far parte quindi di quella generazione baby boom che ha scavallato l'età 50 e appunto come picco di nascite ci ritroviamo tutti adesso in quella fascia e questi dati secondo me rispecchiano anche quel fenomeno. L'incidenza invece del paese di nascita, cioè degli stranieri che si infortunano, è rimasta abbastanza è stabile nel 15% dei casi. Il territorio, abbiamo che al nord si concentra il 60% delle denunce, il 20% al centro e il 20% a mezzogiorno. Questa cosa cambia un po' per i casi mortali, dove il mezzogiorno guadagna percentuale, 31%, si può leggere in due modi. Una, che forse al sud ci sia una forma di sottodenuncia dei casi più lievi e quindi si spiega che le denunce in complesso restino al 20%. O anche che certe misure di sicurezza e di prevenzione al sud possono lavorare meno bene che al nord. Il nord industrializzato invece concentra il 60%. Questo da un punto di vista di attività economica, l'effetto della crisi si può vedere insieme anche per carità all'effetto della prevenzione, ma le attività industriali o le costruzioni hanno visto diminuire la loro incidenza sulle denunce, fatte 100 le denunce, questo mentre i servizi per compensazione vedono aumentare la loro incidenza. Non è che sono aumentati gli infortuni in servizio, vedremo che tanto diminuiscono in tutti i settori, ma sono diminuiti di più nei settori industriali, nelle costruzioni che evidentemente hanno avuto, non evidentemente, ma hanno avuto più risentimento della crisi rispetto ai servizi. Passiamo alle malattie professionali. Le malattie professionali hanno un andamento completamente diverso dagli infortuni. Se quelli erano calati, abbiamo visto che calavano significativamente di un terzo, qua dobbiamo dire che sono quasi raddoppiate invece. Sono passate da 30.000 denunce nel 2008 a 58.000 nel 2017. Il tasso di riconoscimento è più basso che negli infortuni, diciamo, vengono riconosciute circa il 40%, comunque meno della metà delle malattie professionali. E c'è un'altra caratteristica che le contraddistingue dagli infortuni. Mentre là dicevamo che il 93% erano indennizzi in temporanea, quindi di bassa gravità, qua abbiamo completamente l'incontrario, il 92% di indennizzi è per un'azione permanente, quindi le malattie, si dimostra subito da questo dato, quanto siano minanti per il fisico, molto più di quanto mediamente non lo sia un infortunio. Il 3% per inabilità temporanea, il 5% per rendita superstiti, se ricordiamo questa percentuale, cioè il caso mortale, negli infortuni incideva per lo 0,1, qua 5%. Se andiamo a tradurre poi in numeri, anche sulla relazione del Presidente, nel 2017 sono stati, con anno decesso 2017, 1.256 le morti per malattia professionale, quindi più degli infortuni. Questo però, da un punto di vista, può allarmare molto, si muore più per malattia che per infortunio, ma andando al dentro alle statistiche si vede anche che l'età media di questi decessi è molto elevata, cioè oltre il 70% ha più di 75 anni, quindi lì diventa un po' una commistione tra effetti imminenti di una malattia e anche avanzamento dell'età. Le principali caratteristiche, dal grafico vediamo subito, le colonne in blu sono le malattie muscoloscheletriche, cioè le protagoniste di questo aumento, di questo raddoppio, sono proprio le malattie muscoloscheletriche. Queste sono le prime quattro tipi di malattie che comunque concentrano l'80%, quindi quelle in blu sono le malattie muscoloscheletriche. Poi ci sono le ipoacusie, i rettangoli arancioni, poi le malattie respiratorie in giallo e i tumori in verde. E vediamo che tutte più o meno sono andate calando, tranne le malattie muscoloscheletriche che esplodono. Questo è dovuto anche qua a un effetto un po' normativo di un decreto ministeriale 9 aprile 2008 che ha inserito questo tipo di malattie nelle tabelle. Le tabelle sono degli elenchi di malattie che lo Stato decide, una commissione in realtà, di specialisti, decide essere malattie con presunzione legale di origine, cioè non occorre dimostrare che ho contratto la malattia sul lavoro, sono malattie che si contraggono per definizione sul lavoro e quindi il percorso di riconoscimento è del tutto agevolato. Ed è agevolato appunto anche il fatto che è stata fatta molta informazione su questo senso, quindi anche i patronati, i sindacati hanno spinto in questo senso. E la denuncia, ormai più del 60% di tutte le malattie professionali sono muscoloscheletriche. La ripartizione per genere è comunque un 25-75, le 25 per le donne per cento,
Il territorio, vediamo, nel 2017 è abbastanza equilibrato, un 33% di denunce al nord, al centro e al mezzogiorno. Le attività dove si denuncia di più sono l'agricoltura, il manifatturiero, le costruzioni, il commercio, i trasporti, tutte quelle attività dove lo sforzo fisico, le posture dei trasporti, le posture incongrue alla guida, il magazzinaggio, quindi sollevamento di carichi, di pesi, proprio sulle muscolo-scheletriche vanno a inserire. Le ultime due slide per parlare qua dell'esperimento fatto proprio anche nel rapporto congiunto, un indicatore che tenesse conto sia dei dati INAIL, delle denunce di infortunio INAIL, ma anche di un'esposizione a rischio, in questo caso fatta presa dall'Istat per gli indicatori del BES, che ci ha consentito di fare degli indicatori anche per genere. Vediamo che se prima parlavamo di valori assoluti, cioè gli infortuni sono decresciuti in questi 10 anni, sì, ma è calata l'occupazione. In termini relativi vediamo che nonostante sia calata l'occupazione, sono diminuiti anche appunto gli infortuni in senso di rischio di infortunarsi. Lo vediamo nel grafico al centro, dove il verde è l'infortunio in complesso, l'esito mortale è quello viola, con una piccola del 2015 che poi sugli accertamenti si è ridimensionato. A destra per genere vediamo che sia per i maschi in blu scuro e per le donne in rosa l'andamento è decrescente, anche se molto più lento per le donne, specie nei casi mortali, che non per i maschi. E sviluppi e criticità. Allora, al numeratore innanzitutto lì avevamo fatto le denunce sugli occupati del BES, ma possiamo parlare anche di indennizzati, possiamo parlare dal netto dell'itinere, periodo pluriennale per smorzare le punte. Le variabili possono essere molto più di quelle. Le criticità di cui abbiamo già parlato con l'Istat sono il fatto che al denominatore noi fondamentalmente in INAIL disponiamo di una stima dei dipendenti ricavata dalle retribuzioni dichiarate dal datore di lavoro. Questo comporta che non abbiamo dati per esempio per genere, possibilità di fare indicatori per genere, per età, per paese e infatti ci siamo appoggiati agli gli occupati del BES. Per le malattie ci si chiede, si può fare un indicatore per le malattie? C'è un problema di latenza delle malattie. Le malattie si contraggono anche molti anni indietro. Quindi dalla la manifestazione rispetto alla prima esposizione possono passare, per esempio per i tumori, anche 10, 20, 30 anni. Se vado a fare un rapporto 2017, chi mi ha denunciato al numeratore rispetto agli occupati o gli assicurati del 2017, non è detto che quei denuncianti provengano da quegli esposti. Quindi l'ultima slide, gli sviluppi sono avere al denominatore le più informazioni possibili sui lavoratori assicurati, con tutte le variabili per età, genere, paese di nascita, col quale migliorare questi indicatori. Per le malattie professionali un possibile sviluppo sarà quello di fare un indicatore per le sole malattie di breve latenza, dove quella finestra temporale si accorcia di molto. Avrò sforato un pochino, ma vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie Andrea, abbiamo 2 minuti perché poi comincia la plenaria, però se c'è qualche domanda abbiamo proprio un pochino di tempo per cercare di rispondere. C'è qualche intervento? Non ne vedo. Intanto io volevo ringraziare tutti, ma ringraziare in particolare Fabio Rapiti, che è il coordinatore del gruppo di lavoro che sta dietro a tanto impegno, e quindi mi sembra importante che lo ringraziamo tutti, perché è davvero un grande lavoro quello che sta facendo. Non vedo... Ah sì, Fabio... Grazie a tutti, si è visto dalle presentazioni il lavoro fatto, ma anche lo spirito che ci ha contraddistinto. Questo è molto bello, anche se difficile, e poi litighiamo pure, non è che anche aspramente talvolta, quindi non è che, però abbiamo una collaborazione molto positiva. Volevo solo dire ad Andrea una cosa, non Andrea, Luca, scusami, perché hai detto dobbiamo ricostruire le biografie dei lavoratori. Sì, magari. Abbiamo un problema di privacy, ci hanno detto che non possiamo usare neanche la parola profilazione, che vuol dire semplicemente identificare. Tu li vuoi addirittura biografie, vuoi profilarli nel tempo, purtroppo, ma giustamente anche sotto certi aspetti dobbiamo fare conti con la questione della privacy, perché poi
integrare tutte queste fonti significa avere accesso effettivamente a una quantità di dati sugli individui, sulle imprese ovviamente il problema è meno importante, quindi dovremo fare i conti anche in questo gruppo, come in tutta, diciamo, l'esperienza di avanzamenti nell'integrazione delle banche dati, dei registri statistici, dei registri anche all'interno dell'Istat, dovremo fare i conti molto fortemente sulla questione della privacy e quindi anche rafforzare e avere più controllo degli scambi, negli scambi, in tutte, diciamo, le questioni che riguardano lo scambio dati, la costruzione delle banche dati, gli identificativi espliciti o non espliciti. Dovremo fare conto, diciamo, molto, fare conti su questa questione, perché è molto delicata, importante e comunque, diciamo, speriamo che ci siano sviluppi positivi, ecco. Grazie Fabio, io ho fiducia che convinceremo il garante che è un obiettivo importante, non per noi ma per questo paese e per i lavoratori di questo paese, quindi se non ci sono altri interventi vi ringrazio tutti e ci vediamo alla plenaria. Grazie.